dovuti entrare e fare il lavoro di altri, fare il lavoro vostro, per esempio, perché effettivamente forse da parte non c'era questa grande voglia, oppure cioè entrare e fare il lavoro degli insegnanti. Io sono figlio di insegnanti, di due, quindi ho sempre avuto due persone molto forti e che non hanno mai esitato né a dire che avevo sbagliato io né a dire che avevano sbagliato gli insegnanti. Non ho niente da ridire perché sono state due persone che comunque hanno mantenuto un atteggiamento molto equilibrato quando c'era da dire, quando mi dovevano difendere, mi difendevano, quando era invece il momento magari di attaccare un insegnante che per vari motivi non aveva rispettato quello che è il suo ruolo o rispettato il mio status di BSA, hanno fatto il compito dei genitori, ovvero sia tutelare ma senza viziare. Per mia esperienza parlo, io sono stata aiutata abbastanza da mia mamma, sono seguita dall'inizio di quando ho scoperto di essere BSA, e, però sono arrivata forse, e quindi ho scoperto che ero elementare, quindi un bel po' di tempo fa, e forse anche, io mi considero fortunata per questa cosa, perché nel tempo ho capito, ho sviluppato la cosa e sono proprio arrivata a un punto che ho detto vado da sola, cioè un genitore può sentire che sia anche lì un genitore va bene, ma ho scoperto anche da quando ho fatto il tutor che magari non, la presenza di un genitore è sempre la cosa migliore, richiesta, sarebbe bellissimo, ma sappiamo tutti che non tutte le famiglie sono le famiglie perfette, anzi, e, però quella presenza di quella persona che può dare quella mano, che sia la mamma di un altro amico, che sia il migliore amico, che sia una persona che all'interno della scuola che ha appunto questo ruolo come avevo io da tutor. E io ho visto che c'è bisogno, soprattutto per i DSA che magari lo scoprono tardi, cioè io ho avuto questa esperienza su ragazzi delle superiori, quindi i miei coetanei, cioè io sono adesso all'università, però comunque ragazzi grandi, cioè quando lo scopri che sei grande devi accettare questa cosa. Ed è sbagliato se si dà per scontato che quindi è grande e lui si deve cavare da solo, no, perché cioè io ho proprio visto che questa cosa anche all'università, ah io sono DSA, io, questo è il mio problema, io non faccio niente, no, cioè è proprio è sbagliatissimo, e quindi magari avere comunque quella mano, però so che è difficile perché quando uno è grande dice io ce la devo fare da solo, io qui e là. Invece magari avere un punto comunque esterno a quella persona che dice no ma guarda che comunque puoi, perché io l'ho visto con i ragazzi che anche 16-17 anni che proprio dicevano no ma io so che si fa così, devo fare così, ma io, guarda che fai molta più fatica così, cioè puoi fare in un altro modo, cioè possiamo cambiare insieme, cioè possiamo, vedo che il conforto le rassicura, quindi magari un genitore però anche le persone intorno, tutti devono essere pronti all'ascolto, e quello secondo me. Allora, io personalmente ho sempre studiato da sola, da quando ero piccola e, oddio, l'elementare non mi ricordo, però penso che comunque di esserci riuscita abbastanza bene. Io ho scoperto molto presto di essere dislessica perché mia mamma aveva un occhio particolare da quando leggevo Milite al posto di Limite di Velocità e quindi mi sono sempre creata un po' le mie stampelle da sola. E quando poi invece sento dei ragazzi che a chi gliel'ha fatta quella mappa? Mia mamma, ma come tua mamma? Sì, perché a me non andava di farle, cioè in casa mia non esisteva una roba del genere. E i voti, perché poi i voti li prendevo io, non i miei genitori. E quindi io personalmente sono riuscita a fare i miei tasselli, a mettere la mia scaletta un tassello dopo l'altro e mi sono diplomata con un bel voto ed è stata una gratificazione gigantesca. Poi è vero, io ho avuto le mie difficoltà, scienze era una roba atroce, cioè il glicogeno e il glucosio per me erano la stessa cosa e non ci saltavo fuori, però con impegno da sola, con anche mia mamma che leggeva perché mio papà
peggio di me, però da qualcuno doveva pur venire. Quindi alla fine, cioè, mi hanno un po' aiutato, vero, a leggere basta, però. Se siete d'accordo, volevo giusto una precisazione, ma proprio lampo da parte vostra, di come gestite il rapporto con i genitori, come lo gestite, cosa, come vorreste anche gestirlo. E poi volevo, se riusciamo ancora a fare, a raccogliere proprio qualche domanda dal pubblico velocemente e a chiudere, no, qualche, solo qualche minuto di ritardo, se Andrea ci dà 5 minuti in più. Io penso che, rispetto a tutte le figure che abbiamo tirato in ballo in questa fase, e rispetto alla quale abbiamo tenuto fuori ad esempio la neuropsichiatria, no? Da dove arrivano poi le documentazioni che arrivano a noi. E tutte queste figure, se ognuna di queste mantenesse la propria professionalità, la propria competenza, nel rispetto reciproco, e sottolineo una parola tra le tante bellissime che abbiamo detto fino a qui, da stamattina, gli interventi interessantissimi dei relatori, la parola chiave è una, che precede tutte queste competenze professionali, che è sensibilità. Nel momento in cui viene a mancare la sensibilità, non c'è strada da percorrere, perché c'era sempre questo muro famoso che stiamo provando adesso ad analizzare, rispetto al quale tutti avremo delle difficoltà. Quindi di famiglie ne veniamo di tutti i tipi, anzi, ben venga quando le veniamo, perché molto spesso parlo delle utenze che abbiamo noi, molto spesso ci sono storie drammatiche alle spalle dei ragazzi. Quindi avere quel tipo di sensibilità e mostrarsi sempre sicuro, disponibile al dialogo, ma certo della propria professionalità, della propria competenza, io penso che problemi non ce ne siano. Così ribadisco, perché è un tema al quale teniamo molto noi del CTS, io parlo al plurale, scusatemi, perché proprio all'inizio dell'anno scolastico abbiamo fatto un incontro proprio all'ASD, da questo punto di vista, c'erano logopedisti, neuropsichiatri, proprio per creare sempre quella famosa sinergia, per intenderci, sono due ambiti diversi, quello della sanità e quello della didattica, ma che in qualche modo devono parlarsi, perché altrimenti il rischio è quello di creare un cortocircuito con le famiglie, coinvolgendo tutte le figure che abbiamo detto, e chi rimane al centro sono sempre i ragazzi. Tanto sincerità e poi sicuramente appunto sensibilità, oppure quel termine che ho sentito stamattina, forza e gentilezza. Cioè la chiarezza ci vuole, la sensibilità pure, la sicurezza nelle proprie competenze, ma non falsare le situazioni, andare a dritti al punto, ma con una delicatezza in base a chi ci si trova di fronte e accogliere sempre, anche magari ci sono famiglie che hanno più strumenti, altre ne hanno meno, alcune sono famiglie magari genitori arrabbiati perché delusi, perché la rabbia comunque sottende magari del dolore. Anche lì, di fronte alla rabbia, non agire con rabbia perché non serve a niente, ma cercare calma, cercare di comprendere. Quando una persona si sente poi compresa nel suo dolore, nella sua rabbia, calano le difese, cala il muro, e perciò si possono appunto attivare queste sinergie che io a volte chiamo connessioni, mi piace questo termine, e testimoniare con il proprio comportamento, con le proprie azioni, quello che si pensa, dirlo, ma anche testimoniarlo, secondo me. Posso aggiungere una cosa? Quando parlo di sensibilità non mi riferisco certo al microfono rispetto a quale siamo insensibili per necessità. Non mi riferisco ad un episodio che mi è successo di vivere attraverso la testimonianza di una famiglia, e ho visto, io la provo a vedere cartacea, di 7 da un ragazzo di SA accanto regalato. Sensibilità non è questo è l'esatto contrario della sensibilità. Allora, io suggerirei di, se il nostro collega ci aiuta, possiamo raccogliere 2 domande dal pubblico, ma vi suggerirei di fare domande, cioè domande brevi, lampo a qualcuno e noi le rispondiamo.